Grazie Presidente, toglierò pochissimo spazio alla discussione generale. Si tratta di un provvedimento importante col quale la Giunta di fatto apre a una opportunità che è quella appunto di prevedere la soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni anagrafiche. E questo è importante anche per gli effetti. Se noi immaginiamo una pubblica amministrazione dove lo sportello non dovrà soltanto essere più, soprattutto in questa fase, diciamo uno sportello fisico, ma il servizio, quando è digitalizzato, di fatto consente la realizzazione di procedure automatiche per le quali si può avere anche un risparmio dal punto di vista di personale, dal punto di vista organizzativo. Pensiamo soltanto anche dal punto di vista di acquisti che devono essere fatti per i servizi comuni e per quanto riguarda anche la semplice, insomma, carta. Quindi è evidente che l'implementazione della digitalizzazione dei servizi non può che portare un beneficio, soprattutto all'interno di quei servizi, di quella de anagrafici, insomma, all'interno dei quali, come tanti cittadini hanno potuto vedere nel corso di questi mesi, c'è, ma non solo a Roma, insomma, in tutta Italia, anche a causa, insomma, probabilmente del sistema che è previsto per le carte d'identità. Ecco, con questo strumento, consentendo il rilascio dei certificati a titolo assolutamente gratuito, se vengono appunto richiesti online, potremmo dare l'opportunità quindi alla cittadinanza di non perdere più tempo, non solo nel presentarsi al municipio, ma anche attendendo le varie, insomma, file che possono eventualmente trovare per quella motivazione, e quindi da caso, da qualunque altro punto, insomma, hanno l'opportunità di accedere ai servizi, potranno a quel punto ottenere una copia dei certificati che vengono richiesti. Da questo punto di vista, Presidente, ritengo che il provvedimento sia assolutamente compatibile con quello che è le linee programmatiche che il Movimento 5 Stelle ha presentato e ha approvato, diciamo, in Assemblea Capitolina. Ovviamente sgomberiamo immediatamente il campo da qualunque dubbio, l'attuale modalità di pagamento, diciamo, per i certificati che non sono, diciamo, che non prevedono, insomma, non sono previsti da queste categorie, ovviamente continuerà ad essere a pagamento, ma per quelli sono, diciamo, non a pagamento, i certificati che potranno essere richiesti in carta semplice e i certificati in carta legale. Quindi, da questo punto di vista, insomma, noi siamo assolutamente favorevoli a questo provvedimento e credo che l'opportunità di prevedere sempre una più ampia digitalizzazione dei servizi consentirà all'amministrazione di avere anche l'opportunità di ricollocare quel personale che oggi allo sportello, magari per rilasciare quel certificato, potrà essere ricollocato e magari destinato all'implementazione e maggior rilascio anche delle carte d'identità. Quindi questo lo lascio qui a verbale, diciamo, come, visto che comunque il punto 5 della delibera prevede di dare incarico all'assessora a Roma Semplice di formalizzare apposita direttiva per fare in modo che ci sia uniformità dell'applicazione del presente provvedimento. Ecco, tra gli elementi, certamente quello che possiamo lasciare e dare come indirizzo è proprio questo, cioè all'assessora e alla giunta di verificare, quindi, nel momento in cui entrerà in vigore questo provvedimento, quali saranno quindi il numero dei certificati online in più rispetto all'attuale, che già comunque sono elevati, che vengono richiesti attraverso il portale istituzionale di Roma Capitale, i benefici che questo potrà avere, diciamo, sugli sportelli e quindi il personale risparmiato grazie a questa, risparmiato, diciamo, nel senso del personale che non dovrà più tutto il personale erogare questo tipo di servizio perché il cittadino lo farà direttamente da casa, quel guadagno, insomma, in più che l'amministrazione avrà in termini di risorse umane e economiche, poi quindi destinarlo a una maggiore, diciamo, velocità e quindi per rilascio, insomma, delle carte d'identità. Grazie.